Al Comunale di Casoli è in programma un importante spareggio che mette in palio l'approdo al prossimo campionato regionale Juniores d'Elite. Nella sfida odierna si affrontano Faresina e Fossa Cesia, seconde classificate nei tornei Juniores provinciali di Pescara e Chieti. Pubblico delle grandi occasioni per una sfida evidentemente sentita dalle due squadre, rappresentanti di due realtà che da diversi anni prestano particolare cura al settore giovanile. L'avvio della gara è devastante per i biancazzurri di Mister La Penna, che si portano al doppio vantaggio nei primi 9 minuti della contesa. Non scocca neanche il primo giro di lancette, infatti, e la Faresina gonfia il sacco con Di Federico, che culmina nel modo migliore una fulminea ripartenza dei suoi, anticipando beffardamente Triori in uscita, costretto alla fulminea capitolazione. Passano 8 primi e, come detto, matura il raddoppio farese, che stavolta fa gioire Gian Domenico. La difesa biancorossa appare incerta, facendosi soffiare la sfera al limite d'area. Buono lo scambio veloce tra Parente e Gian Domenico, con quest'ultimo che apre e chiude il triangolo stretto, scaraventando il pallone nel sacco per il raddoppio della tranquillità. Il tris che mette il risultato in cassaforte non tarda ad arrivare. Il cronometro segnala il minuto 21, quando la Faresina cala il tris con Rosati, che interviene sugli sviluppi di una rimessa laterale, dando alla sfera una parabola arcuata che scavalca il malcapitato Triori. Giustificata l'euforia dei biancazzurri, che sentono ormai al sicuro la conquista della finale. Il Fossa Cesia, rimasto a guardare sino a quell'istante, ha un moto d'orgoglio e riesce quantomeno a conservare un filo di speranza, dapprima riducendo le distanze con Natale, che al termine di una percussione biancorossa al limite d'area lascia partire un destro di prima intenzione che sorprende Turilli vanamente proteso in tuffo, e poi con l'estremo biancazzurro che si riscatta prima del riposo quando argina la percussione di Porsoni, arrivato pericolosamente in zona tiro. La gara comincia a mandare titoli di coda, soprattutto dopo il poker biancazzurro che si materializza dopo 10 primi dall'avvio della seconda frazione. Stavolta è Porsoni che gonfia il sacco al termine di una insistita offensiva di Liberati, che va alla conclusione ribattuta dalla difesa Fossa Cesiana. Malauguratamente per questi ultimi, il pallone arriva dalle parti dell'appostato 10 avversario, che non ha difficoltà alcuna a depositare nel sacco. Il Fossa Cesia non ha ormai la forza per reagire e anzi rischia di veder gonfiato il passivo con le iniziative dei neoentrati Amoroso e Bucciarelli, che non vanno comunque a buon fine. Con noi Mister La Penna della Faresina. Campioni d'Abruzzo, a lei. Sì, siamo campioni d'Abruzzo, penso meritatamente. Io innanzitutto volevo ringraziare tutti questi ragazzi che hanno fatto parte di questo stupendo gruppo. A un paese come Farafiorumpidi, che vanta 2.000 abitanti, 2.000 persone che sono stati qua oggi a vedere la partita. Quindi il primo ringraziamento va alla società, al paese Farafiorumpidi e a tutti questi che stanno qui, questi ragazzi che hanno vinto meritatamente questo titolo regionale. Quindi l'intervista forse è meglio farla a loro, però meritano tutto il bene del mondo, come la merita la società, sperando che un giorno questi ragazzi crescano. Dicevo, ringraziamento a questi ragazzi, perché sotto l'acqua, sotto il vento, sotto la neve, sacrificando delle volte anche il tempo libero, magari stando con la ragazza, con la famiglia, sono venuti al campo a fare allenamento, quindi il ringraziamento speciale va a questi ragazzi. Dopodiché va a tutta la società faresina, dal responsabile Under 18 che è Giacomo Pieragnoli, che ci è stato sempre vicino, e tutti gli accompagnatori, dirigenti, e anche comunque un plauso va alla società, intesa come Torino Liberato Scivoli, Cesare Della Valle, Fulvio Di Fulvio, che comunque sono stati sempre vicini a noi, quindi un applauso va anche a loro, oltre che a noi, abbiamo vinto meritatamente questo titolo regionale. Quindi spero che avranno un proseguo questi ragazzi, perché meritano veramente il meglio, veramente. È un orgoglio, è da sottolineare il fatto che sono quasi tutti di Fara, quindi del paese. Il loro obiettivo sicuramente è quello di far parte un giorno della prima squadra, quindi un applauso a loro, i meriti a una società sana che fa crescere i giovani in maniera sana. Con noi Giacomo Pieragnoli del settore giovanile. Che dire, abbiamo chiuso quest'annata in un modo fantastico, dopo ci siamo affermati
e dopo l'anno scorso, quale abbiamo vinto il campionato provinciale, quest'anno ci siamo riconfermati con un gruppo sempre molto unito, sempre con l'80% dei ragazzi fa parte del proprio di fare figli rompetri, e quindi è un orgoglio molto grande per noi e per un paese intero. Che dire, io sono molto orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo fatto un progetto che ormai dura da 3 anni e adesso raccogliamo i nostri frutti. Abbiamo, secondo me, meritato di vincere questo titolo regionale. Adesso già stiamo pensando all'anno prossimo, per il futuro, e di rimettere in sesto e consolidare quello che abbiamo fatto in questi 3 anni. Io ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, quelli che mi sono stati vicini, e tutti i ragazzi, e soprattutto il mister, che ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Grazie e buonasera.